E la lamella nel deserto. Contro gli inglesi, con Rommel, la volta del deserto. Sì. Laddove, quando serviva la benzina gli davano l'acqua, quando serviva l'acqua gli davano la benzina. Noi c'avevamo Rommel che... Era un genio. Quelli inglesi, no. Altra gente. Però i nostri abbandonati là, o no? Abbandonati. Sì. Infatti è la prima volta che è sceso dal pullman... Con la divisa invernale. Gli è venuta una specie di coso dietro che... di brividi, perché si è ricordato i cosi, i spari, le... Forza. E compagnia bella. Quando c'è tornato? Ci stanno tante cose da dire. Mi hai preso prigionieri. Cucciotti Giovanni. Che ne so, io l'ho incontrato. Nato per strada, a Roma come il 6 ottobre del 19. Del 19. Del 19, ragazzi. Del 19. Lui ha sfilato prima come avanguardista a Piazza Venezia. Ai tempi del Duce. Però adesso si sfila per cioè, adesso è il contrario. Appena avanguardista. Insomma, lei... io mi ricordo, perché l'ho visitata, ma che no che ci ho combattuto io. Andiamoci piano. L'ho visitata e c'era solo ed esclusivamente... Adesso ce l'hanno messo l'aeroporto, signora. Lo so, però c'è solo il deserto. Però è impressionante l'accesso al sacrario. Perché ti trovi che hai questo... L'ha visto quello tedesco? Quello tedesco, quello più bello italiano, è in granito rosa, ma vogliamo scherzare. Ma quello tedesco è proprio lugubre. Lugubre, è proprio tedesco. Quindi come si stava lì nelle giornate di El Alamein. Scusate, ma sto a vedere il bezzogliere dove mo sono perso. Che ci dice? Ce n'è uno qua sotto. Che ci ricorda? Quello là? Dove? Quello col cappello... Di quando stavate El Alamein, con la divisa invernale in un caldo bestia. Questo so io. Sta rimorchiato. Oh, sì, lo carico. Ah, vabbè, va bene. Bravo, continuo. A me la sei attaccata sui maglie. Sembra il minimo. Il deserto in Egitto picchia il sole. Non è che... E voi avevate le divise invernali? Ma veramente c'erano pure la roba da prima... Qualcosa dalla prima guerra mondiale, sì, ma addosso, una cosa vergognosa. Laddove devi stare lì leggero, loro avevano la divisa invernale. Che divisa c'erate? Leggera lì nel deserto? Dopo ci hanno mandato, se no prima c'erano quelle grigio verde invernali. Perché erano partiti con quelle invernali. Esatto. Poi ci hanno mandato quelle che erano delle divise che avevano indossato quelli dalla guerra del Tafri. Abissinia. Allora il cappellano militare gli disse a loro, no? Gli disse ragazzi. Ma riuscivate a trovare abbastanza da bere? Perché se no gli avvoltogli cominciano. Allora cerchiamo di prendere queste persone, questi vostri colleghi. Come facevate? Perché lì se non hai accesso all'acqua è dura sopravvivere. Con tutte le bocchette intorno, no? Che poi appena arrivava, almeno i primi, era l'invasione lì. Viste le formiche che si buttano su questo. Così erano lì. Tutti bevevano meno che tutti per sera a mangiare. Però andiamo pure con i bersaglieri. Da mangiare che vi arrivava? Però noi siamo appoggiati ai bersaglieri. C'avevamo i cucini portati da campo, da brodare i pezzi di carne, le carni congelate, più grassa che mai. Raccontagli un po' il fatto del gatto che ti chiamare il comandante ti disse, cioè allora lei sarà assegnato in cucina, vedi? In cucina, la cucina dove fa il cuciniere, no? Ma quello è stato al principio, quello era. E quello dice, mi scusi, ma guardi che io sono buono a cucinare, anche no. Ma manco gli altri. E allora lui, vabbè, taranci, mo ti metto uno dei castelli romani e vabbè. Allora lì mentre stavano a preparare, tanto non lo so. C'era un gatto che mettevano fuori in pezzi di pezzi di carne, di cose. Andava lì, questo prese una pietra, gli tirò sto sasso. O fece girare tu che lo si mangiava tutto, te credo? Un po' qua la pamela. Il coniglio. Ma il gatto che fine ha fatto? Non chiediamo. Era associato questo, ma ho preso proprio io per essere. Avevo un aiuto perché era grosso, alto. Spaccava la legna e faceva volare i pezzi di legno, vero?